Matteo Salvini ha visitato stamattina il mercato settimanale di Gela, dopo aver risposto alle domande dei giornalisti nei locali del Museo del Mare. Cosa ne pensi della visita di Salvini oggi qui al mercato? Non posso esprimermi su questo, mi dispiace. Bisogna vedere se poi la vediamo la presenza quando sono in Parlamento, quando sono al Consiglio. Bisogna vedere, non qua. Qua stiamo ridendo e stiamo scherzando. Il problema è su. È inutile, vedrà che come appena ma si finiscono ma le elezioni, lei vedrà che ci sarà un silenzio di tutto. Penso che sia una cosa buona perché bene o male noi facciamo notare la nostra Sicilia, il nostro stato di Gela, la nostra città, che deve essere molto valutata soprattutto nel campito sia culturale sia pure nel campito territoriale, perché secondo me è un po' sottovalutata. Però se viene Salvini vuol dire che si sta facendo notare per qualcosa di buono e qualcosa di bello per il futuro che potrebbe avere successivamente migliore di come supponiamo noi e che sia migliore veramente per tutti. Lei voterà il 25 settembre? Probabile sì. Cosa ne pensa di questa visita di Salvini oggi al mercato? Ma a noi può fare piacere perché una volta che è un uomo del popolo dovrebbe essere così per tutti. Sia per Salvini che sia per tutti gli altri partiti, perché devono essere per il popolo, secondo la mia opinione. Poi ognuno tira sempre l'acqua al suo mulino. Cosa ne pensi della visita di Salvini oggi qui al mercato? Che non dovrebbe mettere piede né a Gela né in Sicilia né in Italia in generale. Per quale motivo? Penso che la risposta sia scontata. Per quanto riguarda invece le regionali, voterai un gelese? Sì, sì, certo. Per quale motivo? Perché penso che bisogna valorizzare le persone locali, politici locali o pseudopolitici, ecco. Parlando di elezioni, tu sai come funziona nello specifico l'elezione a livello nazionale? Non proprio, non specialmente. Pensi di andarti a documentare prima del 25 settembre? Certo, certo che sì. Quest'anno le politiche e le nazionali in un'unica giornata fanno sì che il voto per Camera e Senato trascini quello per la regione e viceversa. Si prevede perciò una maggiore affluenza alle urne. Ma la gente andrà a votare? Andrà a votare il 25 settembre? Sicuramente. Cosa si aspetta da questo nuovo governo? Vediamo un pochettino quello che succede, da chi sale, perché dagli altri siamo stati abbandonati, ora vediamo. Per quanto riguarda invece le regionali voterai un gelese? Sì. Per quale motivo? Perché è della mia città e penso che potrebbe rappresentarla. Signora, posso chiederle se andrà a votare il 25 settembre? No, sicuramente no. Per quale motivo? Perché vedo che tutto sta andando a rotoli. Signora, lei andrà a votare il 25 settembre? Sì, sì, andrò a votare. Cosa si aspetta da queste nuove elezioni? Ma speriamo tante cose belle per tutti, perché ci vogliono un po' di novità, un po' di aiuti per le famiglie, per i giovani, perché altrimenti così l'Italia si spopola, la Sicilia e Gela si spopolano. E per le regionali voterà un gelese? Molto probabilmente. Io non mi aspetto niente perché alla politica non ci credo più. Speriamo che qualcuno possa far cambiare la vita a tutti questi giovani che ci sono in giro senza lavoro. Lei andrà a votare il 25 certo, settembre? Certamente, se Dio vuole sì. Sono indeciso di votare bene perché questa politica non è che mi piace tanto. Ma lei conosce come funziona, sa bene come funziona l'elezione politica nazionale? A dire il vero no, perché non mi sono interessato, perché sono un po' scocciato dall'andatura delle cose. Per quanto riguarda le regionali invece pensa di votare un gelese? Penso di sì. Per almeno quale... dal gelese. Per quale motivo? Perché penso che faccia qualcosa principalmente per Gela. Pensi di votare un gelese oppure no? Io penso di votare un gelese perché siamo nel partito del gelo, quindi dobbiamo avanzare noi cittadini del gelo.